Cosa pensa dell'informazione nel nostro territorio? Che ha bisogno, come del resto del territorio, di molta più libertà. Al vaglio del Consiglio regionale c'è la nuova legge sull'editoria, è al corrente dei contenuti? Parzialmente. Alcune cose le condivido, altre andrebbero fortemente modificate, così come il sistema dell'informazione regionale. Più controllo, anche e soprattutto in campagna elettorale, ma sempre, più contenuti. Il ruolo delle province? Il ruolo delle province nel sistema istituzionale è abbastanza definito e richiede un coordinamento con gli enti locali. Nel sistema regionale del Molise è maggiore leggerezza istituzionale. Troppi enti probabilmente andrebbero coordinate meglio, hanno delle competenze precipue, ma oggi io credo che l'onda delle province debba servire a cambiare più complessivamente la politica nella nostra regione. Quindi non è più un problema solo della provincia, è un problema di cambiare la sanità, i trasporti, il lavoro, le imprese. E per quello che io assumo questa responsabilità per andare oltre la provincia. Con la provincia faremo bene l'ambiente, soprattutto nel Basso Molise, faremo bene l'occupazione per rilanciare i centri per l'impiego e l'intermediazione domanda e offerta di lavoro, la cultura molto più pervasiva, molto pubblica. Un grande ruolo riconosciuto alla provincia. Un ruolo più attivo della provincia e magari più deleghe da parte della regione, perché se fosse più vicino al territorio forse riusciremmo a fare meglio le cose di cui ha bisogno. E cosa risponde a quanti vorrebbero invece la cancellazione delle province? Che è un tema, certo in una semplificazione istituzionale andrebbe affrontato, se si eliminano le comunità montane e si rimettono alcune competenze su altri enti, le unioni dei comuni vanno coordinate, ma nel sistema istituzionale e nella Costituzione hanno un ruolo di coordinamento su alcuni temi che è giusto mantenere in quel livello. Parlo delle strade, parlo dell'ambiente, c'è un sistema intermedio fra i comuni fondamentali nell'architettura istituzionale e l'ente regione che dovrebbe soltanto legiferare ad avere alcune competenze. La realtà è che se è troppo pesante il livello regionale è chiaro che la competenza provinciale è meno evidente. E meno significativa. Cosa pensa invece della miriade di organismi, agenzie, consorzi, enti di secondo grado che sono proliferati in questi anni? Che servirebbe badare alle loro competenze in modo sostanziale e non badare alle loro funzioni sul personale che spesso, non per colpa del personale evidentemente, appesantisce e costa troppo ai cittadini molisani. Ecco appunto i costi della politica. Contrarissima, io sono per la leggerezza dei costi della politica, per la forza dell'impegno delle persone che fanno politica. Ovviamente contrarissima all'aumento dei consiglieri all'interno del nostro consiglio regionale, ovviamente più volontariato nella politica servirebbe a rifare una grande pulizia. Io personalmente sono impegnata in questo modo, al mio comune sto a 300 euro proprio per fare questo, vorrei che fosse di esempio per i giovani, perché finché percepiscono la politica come una professione fatta da chi non riesce a trovare professioni dalle altre parti, noi le allontaniamo. Invece riprendiamo a far volontariato in politica, riappassioneremo sui temi e raggiungeremo più risultati. Rispetto alla passata amministrazione, cosa ritiene? Cosa è cambiato? Alcune continuità, altre discontinuità. Secondo me alcune cose le hanno fatte bene, altre non sempre per responsabilità loro, per esempio il potenziamento delle strade, più risorse, oppure alcune competenze in materia della scuola che spesso la regione ha cancellato, dovrebbero essere fatte meglio. I plessi, i poli, la nostra istruzione richiederebbe altri livelli, più biblioteca, più cultura. E su alcune cose però sono stati incisivi. Il Savoia e i Molisani, per esempio, è stato uno dei problemi principali che non è stato affrontato correttamente. Rispetto al Savoia e alla fondazione, quindi ritiene che non sia stato affrontato correttamente, cosa pensa invece? Che abbiamo una grande industria, che è quella dei nostri talenti e del nostro merito e che la dobbiamo rilanciare. La cultura non solo in Italia ma anche in Molise può diventare un bacino d'occupazione e di ricchezza. Abbiamo letto anche del recupero del circolo sannitico. Bello, fondamentale, credo che lì c'è la statua di Pepe vicino, mi piacerebbe porre questo passato illustre della nostra regione in confronto con quello attuale di Gino di Bartolomeo e del decadimento attuale. Forse lo rilanceremmo meglio se riuscissimo a riprendere quel passato e portarlo al presente. Ritieni giusto che per salvare una giunta si salvaga di consiglieri che cambiano casacca? Ritengo la coerenza un principio, un valore ineludibile. Ritiene giusto cercare gli assessori anche al di fuori dei consiglieri eletti? Io penso che la democrazia richiede innanzitutto la valorizzazione delle competenze con il voto, però laddove ci sia bisogno di competenze esterne che possano servire a amministrare bene, non ho nessuna contrarietà a mantenimento dei costi invariati. Il problema attuale è che invece allargare le maggioranze serve a tenere insieme la squadra e la squadra si tiene insieme su più soldi che pagano i nostri cittadini. Rispetto a questo sono contrarissima. Ma pensa ad assessori tecnici perché servono i tecnici o anche politici? Servono persone competenti. Questo è il principio, a parità di costo. Dopo si può prendere nella politica o nei tecnici, dipende dalla materia. Nella cultura, se c'è qualcuno che può essere più bravo fuori dal mondo della politica, apriamo, stappiamo. Quindi inutile fare una domanda sulle quote rosa?
Quote rosa favorevolissima, io non sono frutto delle quote rosa, però penso che oggi abbiamo ancora bisogno di processi di accompagnamento, quindi non ghettizzazione, ma riuscire a portare le donne sempre di più come le quote verdi, i giovani. La sua coalizione ha dato, la sua coalizione ha dato indicazioni in tal senso per le liste? Ho chiesto due cose, più donne e più giovani, e soprattutto ho chiesto più società civile e più freschezza dentro. Non è facile, perché oggi purtroppo le spinte, appunto l'esempio dato, spesso ha demotivato. Però noi stiamo lavorando per questo e nelle nostre liste, soprattutto quelle di Nuova Costituzione, le civiche, le forze... Cosa pensa a proposito delle liste civiche? Io sono favorevole. Vengo da esperienze in cui le persone che si mettono insieme si cercano in base all'onestà, in base a alcune condivisioni di principio. Ovviamente si deve avere chiaro quali sono i valori di riferimento. E invece dei partiti cosa pensa? Io penso che hanno rappresentato fortemente la nostra storia democratica. Oggi richiederebbero più apertura verso l'esterno e una rigenerazione completa. Ci sono alcuni che funzionano meglio, altri che si stanno stappando e per fortuna, per esempio, il movimento degli autoconvocati oppure la mia stessa partecipazione dall'esterno rappresentano ricchezze. Fortemente favorevole. Però... Speravo di poterle fare e poi le trattative delle volte non vanno nella giusta direzione, penso che mi avrebbero anche rafforzato, per cui magari domani mi metterò al servizio di chi le potrà fare, io stessa se dovrò ricimentarmi continuo a essere fortemente favorevole. Su che cosa non transigerà in caso di... Onestà. Cosa pensa del federalismo fiscale? Per come è attuato ora e non per come sono i principi costituzionali o la legge delega 42, fortemente contraria. Distrugge i nostri comuni, il sistema molisano ne verrà fortemente compresso, costi standard per quello regionale, il demaniale che non possiamo attuare, Roma capitale che non abbiamo che farci, allora io penso davvero che per noi sarà una grande fregatura. Ha già dato uno sguardo al bilancio della provincia? Me ne hanno riferito un po', voglio metterci le mani dentro, attenzione con attenzione dopo. Il tema del federalismo per esempio inciderà fortemente perché ci sono dei cambiamenti significativi, per ora la nostra come le altre province si basa interamente o quasi interamente sui trasferimenti, quelli regionali si affievoliscono, abbiamo bisogno di risorse trasferite se vogliamo far bene le deleghe. Parlava prima del ruolo della cultura in generale, a cosa pensa in maniera più... Innanzitutto cultura pubblica, scuola pubblica, fortemente contraria rispetto alle intromissioni perché non valorizzeranno più i talenti ma il reddito e questo è il disfacimento del principio di eguaglianza della Costituzione, la scuola è l'ascensore sociale, la cultura pubblica, le biblioteche aperte fuori dalla televisione o del mondo sopito purtroppo dai media che portano a Berlusconi affievoliscono la libertà, quindi dove possiamo mettere queste iniezioni dobbiamo fortemente pompare sul sistema pubblico che aiuta i nostri giovani a pensare. Da Presidente sarebbe disponibile a incontrare periodicamente i cittadini? Molto disponibile, per fasce, per categorie, per territori, per interessi, fortemente aperta, la provincia come la regione, non è stato così un limite. Centrosinistra, fronte unito? Come il centrodestra, ci sono tre candidati di centrosinistra alla presidenza, ci sono tre candidati del centrodestra alla presidenza, Ricostro, Oreste Campopiano, la destra oltre che Rosario De Mattes. Ci sono 13 liste che corrono attualmente contro il presidente De Mattes, ci sono alcune liste per il presidente De Mattes, altre nella compagine di centrodestra, arrivano un numero di altrettante 13. La partita è apertissima, quindi vorrei riequilibrare anche le sensazioni che ci sono perché i numeri e non le opinioni artatamente indirizzate dimostrano questo, quindi 13 e 13, 3 e 3, siamo pronti per correre ognuno con le sue casacche, siamo pronti soprattutto per vincere. L'apparentamento se ci sarà? Al secondo turno, favorevolissima, io verso gli amici del centro-sinistra, spero gli amici del centro-sinistra con me. Ma è stato già fatto un discorso con loro? C'è un'unità di intenti. Questo è importante. Grazie. A voi. De Mattes, 5 quotidiani locali, tante televisioni, mensili, siti internet, cosa pensa dell'informazione locale? Ma che è un'ottima informazione, penso che negli ultimi anni si è migliorato molto sull'informazione, insomma. Molte volte insomma, c'è anche qualche criticità, insomma, forse si va oltre quella che è l'informazione, forse è il difetto, ma d'altra parte anche l'informazione nazionale è la stessa cosa. Non le sembra ci sia una disarmante uniformità di pensiero che traspare da queste... Ma dipende da che punto di vista lo si vuole vedere, insomma, non saprei che cosa dire di preciso, però voglio dire che in linea di massima c'è discordanza, c'è molta, diciamo, affinità e qualche volta discordanza pure. Insomma. La quarta commissione ha appena licenziato la legge sull'editoria. Cosa ne pensa? Ma la legge sull'editoria, io ricordo, sono ben 16 anni che sono consigliere regionale, mi ricordo che è una storia che dura da anni. Insomma.
Ricordo che ci sono state leggi e controleggi, proposte e controproposte, che non sono mai arrivate addirittura d'arrivo, cioè proprio licenziate dalla Commissione, quindi in Consiglio non sono mai arrivate. Io sull'informazione, molte volte sono, su quelle poche proposte, sono stato molte volte un po' critico anche con la mia maggioranza, perché insomma io vorrei che sull'editoria ci fosse un po' equità nell'interpretazione di come bisogna aiutare l'editoria. Spesso ho visto che le cose non sono così, ma lo dico proprio al di là dell'appartenenza politica e lo dico veramente con tutta la mia sincerità. Quindi dentro la vecchia legge sull'editoria? Sì. Quale pensa debba essere invece il ruolo dell'informazione? Ma il ruolo dell'informazione io penso che sia fondamentale nella regione, deve essere un'informazione corretta soprattutto sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista informativo di quelli che sono gli avvenimenti della società civile, ma soprattutto deve essere anche un'informazione che deve promuovere l'immagine della nostra terra e della nostra regione. Deve anche mordere un po' il potere? Sì, come no, senz'altro. Nella maniera giusta deve mordere, a qualche volta si eccede, sia da una parte che dall'altra, ecco, senza distinzioni. Io penso che in questo chiedevo prima che ci fosse equità, ecco, di giudizio e di interpretazione. A suo avviso le province oggi hanno ancora un ruolo irrinunciabile? Ma io ho seguito pure un anno fa, quando si parlava a livello centrale che si dovevano eliminare delle province. Io non sono d'accordo, non perché adesso sono candidato e magari potrei essere anche il presidente della provincia di Capobasso. Io dico che le province possono avere un ruolo determinante nel momento in cui soprattutto la regione debba trasferire delle deleghe. Questo è fondamentale, in quanto il ruolo della regione è quello di legiferare, è quello di programmare. E quindi la provincia potrebbe svolgere un ruolo determinante anche per il buon funzionamento di tanti settori, diciamo così, dai trasporti alle attività produttive. E penso che questo, ma soprattutto il ruolo della provincia deve essere determinante nel raccordo coi comuni, ecco, per tanti motivi, soprattutto in vista del federalismo fiscale, ecco, quello che può essere di aiuto proprio nell'interpretare questo nuovo federalismo fiscale. Quindi ritengo che il ruolo può essere determinante nel momento in cui la regione si liberi di alcune deleghe che per lei sono incombenti, mentre per la provincia possono essere utili il funzionamento. Cosa pensa invece della miriade di organismi, agenzie, consorzi, enti di secondo grado? Quello, ecco, io, lei mi ha anticipato, perché l'avrei detto, io sono per l'eliminazione, insomma. Cioè, deve essere uno sfoltimento, uno snellimento. Un primo passo è stato fatto con le comunità montane, dove praticamente c'è una nuova proposta di legge che prevede 3 macroagenzie o 4 macroagenzie che devono unire e farsi di creare questo associazionismo di comuni per la gestione di servizi, per la gestione di tutti. Io ricordo, lo dico velocemente, che quando ero sindaco, parlo già ormai di 25 anni fa, più di 20 anni fa, avevo un segretario comunale che veniva dal nord, dove 10 anni prima, quindi dobbiamo dire che 30-35 anni fa al nord queste cose già si facevano. Rispetto alla passata amministrazione, cosa ritiene vada cambiato? Ma io sulla vecchia amministrazione, è sotto gli occhi di tutti che non è stata un'amministrazione efficiente, senza fare colpe a nessuno. Io dico pure che il presidente uscente Tascanio ha dovuto amministrare tra mille difficoltà, con una maggioranza che non ha mai avuto, è stata sempre traballante e molte volte si è salvato pure con i voti, qualche voto del centro-destra. Io penso che la nuova provincia debba avere un'immagine diversa. Ho detto anche che dovrebbe ritornare allo splendore di un tempo, quando la provincia era un ente additato come un ente efficiente che dava risposte immediate. Ritiene giusto che per salvare la giunta ci si avvalga a volte anche di consiglieri che cambiano casacca? Questo no. Io sono stato sempre, lo dico apertamente, i cambi di casacca non sono belli, ecco, proprio come immagine della politica soprattutto. Cosa vuole la base della sua presidenza? Ma la base della mia presidenza è quella di avere una coalizione forte, di persone capaci, e questo posso dire che nelle liste che saranno presentate domani vedo che ci sono molti candidati che hanno esperienze amministrative, ci sono amministratori, assessori, ci sono sindaci, ci sono professionisti che hanno rivestito pure i ruoli, quindi di una grossa esperienza. Quali saranno i settori in cui si dovrà impegnare? Sui settori sono quelli che adesso sono più o meno di competenza delle province, insomma.
le scuole, ecco, tutti discutiamo sulle scuole sicure, ma quando riguarda l'ambiente, è importantissimo l'ambiente per tanti motivi, le politiche del lavoro, ecco, io voglio dare maggiore, proprio un'attenzione particolare alle politiche giovanili, perché penso che ce ne sia necessità proprio di dare risposte e il coinvolgimento soprattutto dei giovani in questo lavoro qua. Poi ci sono le infrastrutture, strade, tutto questo che su sappiamo. Su cosa non transigerà? Ma non transigerò su pressioni che potrei avere, ecco, su questo sarò molto rigido nell'andare avanti per la mia strada. D'altra parte io con la mia esperienza politico-amministrativa sono andato sempre dritto e senza avere i peli sulla lingua, perché penso, mi conoscete, che quello che ho dovuto dire l'ho sempre detto. Certamente la politica vuole anche un certo elasticismo, ci debba essere, però non deve essere... Si è parlato di assessori esterni? Ma gli assessori esterni ormai, diciamo, è anche... io non è che sono favorevole agli assessori esterni, l'ho detto anche in termini non sospetti al mio presidente, però insomma là c'è anche, vabbè, là c'è lo statuto che dice che chi viene eletto consigliere e va a fare l'assessore si deve dimettere. Però se i partiti indicheranno assessori esterni, però di peso, che abbiano qualità particolari, tecniche, che possano interpretare la politica e la tecnica amministrativa, ben venga. A proposito della presenza femminile? La presenza femminile è obbligatoria, da quando mi risulta che ci debba essere almeno un assessore. No, io ritengo che ci sono donne validissime anche nelle liste che abbiamo presentato, e quindi ritengo che le vedo di buon occhio la presenza di una donna in giunta. Insomma. Da presidente sarebbe disponibile di incontrare periodicamente i cittadini? Sì, l'ho detto nel mio programma ho detto proprio questa apertura al confronto, alla concertazione, e io penso che sia un po' la politica che ho sempre fatto. Cosa pensa delle primarie? Ma le primarie non sono d'accordo, perché ho avuto... è un po' una cosa prettamente di centrosinistra, di sinistra più che di centro, insomma, diciamo così. Però ho visto anche in altre occasioni che poi alle primarie non vanno a votare solo gli iscritti di un determinato colore politico. Ecco, diventa un po' a mercé di chi vuole andare a esprimere, non è bello questo. E dei partiti invece cosa pensa oggi? Ma i partiti oggi hanno perso, insomma, i veri partiti oggi non ci sono più. Penso che si debba ricostruire un po' quella che è l'ideologia politica, e soprattutto oggi si basa più sugli uomini che sull'ideologia politica. C'è stato un decadimento della politica in questo cosa senso. Cosa pensa delle liste civiche? Ma le liste civiche ormai sono nate, certo, anche quelle non è un buon esempio, perché comunque poi alla fine dopo si fa confusione, perché ognuno è libero, ognuno è battitore libero, insomma. Però è diventato un sistema moderno attuativo in cui pur e di... le liste civetta? Ma le liste civetta, insomma, questo insomma non lo saprei dire con precisione, insomma, lo dico sinceramente. Parliamo invece di federalismo fiscale. Sì. Allora, il federalismo fiscale è una preoccupazione comune, non nascondiamo, al di là dello schieramento politico di centrodestra o di centrosinistra a livello centrale. Noi ci battiamo per un federalismo solidale, perché è normale che una piccola regione come la nostra, ecco, non potrà, ecco, se andrà fino in fondo questo tipo di federalismo, io penso che noi, al di là di qualcuno che dice che noi ne traremo vantaggi, io vorrei che me lo spiegasse. Insomma. Ha già individuato delle variazioni da portare ai capitoli di spesa? Ma questo no, questo ancora no. Penso se andrò a mettere mano, certamente sarà un problema che sarà primario quello di poter... Lei viene sempre rappresentato come un esponente della politica e delle aree interne della Molise. Non le sembra che negli ultimi 15 anni invece le aree interne abbiano sofferto maggiormente? Il problema delle aree interne è un problema che se ne parla da quando sono in consiglio regionale. Il problema non è quello soltanto di mettere risorse, la viabilità, il problema è che è proprio lo spopolamento dei piccoli comuni, delle aree interne, è un fatto quasi normale, che tutti vanno alle aree metropolitane dove hanno tutto. Ecco, purtroppo le aree interne, i tempi sono moderni. 30 anni fa, 40 anni fa era diverso, si viveva nel paese perché era comodo vivere nel paese. Oggi non è più così. Ecco, i cittadini hanno delle esigenze, soprattutto per i figli, e quindi ecco perché vengono a mancare
gli scolari per mantenere le scuole aperte. Quando si chiudono le scuole, si chiude una farmacia in un comune, penso, non c'è più motivo. La provincia in questo avrà un ruolo? La provincia deve avere un ruolo fondamentale in questo, per vedere un po' di arginare questo spopolamento. Certo, non potremo dire di andare a ripopolare i paesi, a meno che ci vogliamo prendere tunisini extracomunitari o indiani. Io al mio paese vivono 60-70 indiani, che devo dire persone molto educate, che lavorano, quindi voglio dire, però certo è un problema, perché le nascite sono minime poi. Questi... In Calabria cos'è successo? In alcuni, molti paesi sono stati ripopolati dagli extracomunitari. Ripopolati da questi. Beh, dovremmo valutare anche questo, insomma, però insomma. Cosa farà per la cultura? La cultura è, io ci tengo moltissimo, per la cultura, di dare dei segnali forti, anche se la competenza specifica, ecco, chiederemo alla regione, di, ecco, e questo nel programma lo metteremo, del trasferimento delle deleghe, tra cui anche la cultura. Io voglio dare un significato maggiore alla cultura, perché ritengo che sia importante e sia anche l'immagine di una provincia. E per esempio, noi non abbiamo per esempio un'area espositiva di opere di nostri grandi pittori e scultori, e nel programma, traendo spunto dalla pubblicazione di un volume Attraversamenti di un grande Gentiluno Russo, ho voluto inserire la realizzazione di una pinacoteca. L'ex proprio... sigillo non è stata già individuata? Sì, l'ex sigillo è stata individuata, ma è della regione, dove poi le dirò che cosa, quando ero assessore, che cosa ho fatto, e saranno... E vorrei che queste opere, perché noi non conoscevamo, tanti di noi non sapevamo che noi nell'Ottocento abbiamo avuto pittori e scultori di fama nazionale, insomma, opere brillanti che circolano. Che fatto della realtà Fondazione Teatro Savoia? Ma quello no, infatti io prevedo che il Teatro Savoia non deve essere soltanto un luogo per fittarlo, ma dargli un ruolo, come era quello che mi dicevano del 1930, che era un teatro stabile, un teatro che aveva collegamenti nazionali. Io questo vorrei fare per Teatro Savoia. Tornando poi all'ex sigillo, io da assessore feci acquistare tutte le opere di Amedeo Trivisoni, il grande artista religioso, e devo dire, me ne prendo merito, perché fu un'opera mia, che e tutte queste opere saranno messe in questo museo dell'ex sigillo. Invece la provincia da poco ha recuperato gli spazi del circolo sanitico. Sì. Che ruolo pensa possa avere? Deve anche lì essere, avere un ruolo ben preciso, un luogo di cultura e non un luogo dove si gioca a carta. Scusate che ve lo dico, perché io tutte le volte che ci sono andato, a eccezione di qualche mostra che avesse un certo interesse, poi il resto, insomma, e deve essere per esempio un circolo proprio culturale. Io non lo voglio anticipare, però nel mio programma c'è scritto tutto quello che si intende fare per il circolo sanitico, per il Savoia, e dando proprio alla cultura un significato vero, perché anche tutta la gente, ma d'altra parte se lo aspetta anche che sia un cambiamento, una svolta, senza parlare male di chi mi ha preceduto, io dico soltanto che è giunto il momento di dare segnali diversi. Grazie. Grazie. Finito, fatto su, passa 10 minuti. Nanni, cosa ne pensa dell'informazione locale? Ma credo che sia fortemente, in buona parte, compromessa con i poteri forti della politica. Quale pensa invece debba essere il ruolo dell'informazione? Quello di determinare un rapporto corretto tra quello che succede e quello che la gente sente. È al corrente che al Consiglio regionale è stata appena approvata una legge sull'editoria? Sì, sì. Beh, insomma, questa è una storia lunga, l'ho vissuta anche dai consiglieri regionali, è venuto fuori qualcosa che a mio avviso è un mix tra una legge diciamo funzionale ed una legge che deve accontentare tutti. Il ruolo delle province? Nell'ambito dell'informazione? Anche. Beh, insomma, il ruolo delle province oggi, dal punto di vista diciamo della funzionalità, è un ente oggi schiacciato tra la programmazione regionale e la funzionalità diretta dei comuni, e quindi anche questo, dal punto di vista diciamo dell'informazione, determina una risposta non fortemente adeguata. Però devo dire che le leggi prevedono che molte funzioni siano delle province, e questa regione non accade. Infatti.
A suo avviso, qual è il ruolo fondamentale ed irrinunciabile della provincia? Guardi, io credo che la provincia, in un ente piccolo come in un paese piccolo come il territorio molisano, abbia una fortissima responsabilità, se questa responsabilità gli fosse riconosciuta, perché credo che sia diciamo direttamente un principio di rapporto sul territorio e col cittadino, che secondo me è da connessione tra il lavoro dei comuni. La provincia ha questa responsabilità molto importante, eppure, oltre alle sue deleghe fondamentali. Eppure più di qualcuno, anche il suo partito, ha propugnato l'abolizione. Beh, perché le province se continuano a vivere in assenza di funzioni e di servizi, così come la legge dice, davvero potrebbero diventare del tutto inutili. Io credo invece che in molte regioni è già successo che le deleghe più importanti, io parlo delle deleghe dei trasporti, delle deleghe dell'agricoltura, parlo di tutto il ciclo del lavoro, non soltanto dell'attività territoriale, della formazione professionale, parlo dell'attività dell'assetto del territorio, dell'ambiente, dell'energia, sono tutte funzioni previste dalla legge. Il federalismo fiscale lo annuncia come un obbligo per le regioni. Vedremo se la regione Molise, diciamo, farà quello che deve fare, cioè programmare e lasciare le funzioni di gestione del territorio alla provincia. A proposito di regione, negli ultimi 10-15 anni sono nate una miriade di agenzie, enti, consorsi, enti di secondo grado. Cosa ne pensa di questo proliferare di organismi vari? Guardi, per dare una misura, io cerco di non essere qualunquista nella risposta, per dare una misura bisogna andare a vedere cosa hanno prodotto. E da questo punto di vista una misura reale non c'è. E ne ci sono dei dati certi. Alcune di queste agenzie, di questi consorzi hanno funzionato. La maggior parte mi sembra che insomma non brillano per, ecco, per, diciamo che forse rischiano per, diciamo, capacità, ecco, forse diciamo. Rischiano addirittura di disgregare la governance locale, che invece è la provincia come suo. Sì, no, ma se è per questo anche la presenza delle comunità montane, dell'unione dei comuni, sono tutte aggregazioni che a mio avviso possano contemplarsi con il lavoro e anche assemblarsi con il lavoro delle province. Il problema fondamentale è che la provincia ha questo compito e deve affrontarlo di petto, altrimenti davvero diventa un ente intermedio schiacciato dalle due potenze, dalle due funzioni. Lei nell'ultima consigliatura della provincia è stato assessore. Cosa ritiene che vada cambiato nel futuro rispetto a quello che sta avendo? Moltissimo, perché io credo che la provincia perda molte occasioni, senza dare un giudizio né positivo né negativo sull'attività che c'è stata, credo che però molte occasioni si siano perse. E la provincia può fare di più, molto molto di più, ovviamente cambiando secondo me il meccanismo del rapporto tra amministrazione e territorio. Cosa porrà alla base quindi della sua presidenza? Ma intanto, lo stavo dicendo, intanto un'idea diversa di amministrazione, nel senso che l'amministratore non può essere più quello seduto dietro la scrivania che riceve le persone o immagina che davanti a un computer risolva tutto. Bisogna trovare nuove forme di finanziamento, perché la provincia con il nuovo federalismo fiscale a stento riuscirà a coprire il quadro delle spese obbligatorie. Quindi per cui c'è bisogno di una fantasia politica che si può coniugare bene nel Molise, perché vede, il federalismo fiscale ha molte negatività, ma forse per le province potrebbe essere anche una sveglia rispetto al bilancio attuale e anche un modo diverso di affrontare il quadro. Quali potrebbero essere i settori? Ma vedi, intanto i settori, diciamo, storici, quelli funzionali, parlo dell'edilizia scolastica, parlo della viabilità e parlo dell'ambiente. A questi io aggiungerei, ripeto, le deleghe che la regione, a mio avviso, deve consegnare alla provincia, perché queste deleghe siano gestite in una maniera più efficace. Ritiene giusto che, come è capitato, per salvare la giunta si ricorra, ci si avvalga anche di consiglieri che cambiano casacca in corso d'opera? Guarda, lo dici a me che non ho mai cambiato casacca in corso d'opera, nonostante ogni tanto leggo qualche recensione come se io fossi stato un personaggio politico che salta da una parte ad altra. Nella realtà dei fatti io sono rimasto nella Democrazia Cristiana da basista, poi sono passato al Partito Popolare Italiano, che però era un passaggio obbligato, poi il Partito Popolare si è trasformato in Margherita, poi la Margherita si è trasformata in PD. L'unico vero passaggio che ho fatto è dopo aver essere espulso dal Partito Democratico. Lo faccio l'esempio su di me, perché ovviamente non esercitandolo non posso dare un giudizio negativo per chi lo fa. E la dica in politica?
L'etica in politica, quindi? Beh, direi l'etica, guardi, non è solo in politica. L'etica è un modo di affrontare la vita sociale, la vita familiare, i rapporti con le persone. Bisogna insegnarla e non pensare che uno può essere educato all'etica a 40 anni. Credo che questa sia una delle forme fondamentali all'interno dell'istruzione e ci vuole in tutte le parti dell'ambito sociale. Cosa pensa di poter assicurare agli elettori? Cioè, cosa ha di sicuro? Ma guardi, una certezza, il rapporto diretto di un ente sul territorio, la garanzia che le grandi preoccupazioni della provincia, ad esempio le scuole sicure, si affrontino con fondi propri. Noi abbiamo la possibilità di farlo senza dover questa volta andare a bussare alla porta di qualche potentato di centrodestra, perché la provincia ad esempio ha un fortissimo patrimonio immobiliare che può essere rivalutato dal punto di vista urbanistico e contemporaneamente può essere anche la fonte per costruire questi poli scolastici sicuri, con servizi funzionali, laboratori, palestre, insomma quello che in altre nazioni, in altre regioni d'Italia si fa con grande semplicità e che quasi qualche volta sembra. Cosa pensa invece di non poter assicurare agli elettori? Ma guardi, credo che non si possa scrivere il libro di sogni perché sia una grande bugia. Abbiamo grandi difficoltà nel mondo del lavoro, ad esempio. E chi promette con una panacea la risoluzione del problema è un mentitore e sa di mentire. In quel campo, se si fa un programma unico, ad esempio la formazione professionale non deve rimanere alla regione perché lì c'è la fase programmatoria e poi la banca dati oggi sta alla provincia, addirittura la regione sta costruendosi una banca dati, quasi che gli enti siano in competizione, ma le istituzioni non possono essere in competizione, sono gli uomini e le politiche che sono in competizione, non le istituzioni. Se eletto si avvale ad assessori esterni? Guardi, anche qui io sono stato sempre uno legato fortemente al mandato politico e credo che la politica debba dare le risposte anche perché le amministrazioni dovrebbero essere pronte, piene di tecnici. Però ho vissuto un'esperienza ad esempio con il comune di Campobasso nella prima giunta massa che era un mix tra politica e tecnica, la cosa ha funzionato molto, non disdegnerei una ipotesi ecco di mix, ma immaginare che i tecnici risolvono tutto, io sono proprio dall'altra parte. Cosa non transigerà? Sulla correttezza, la lealtà e l'onestà di chi vive nelle amministrazioni pubbliche. Poderoso? Beh, guardi, anche qui io ho sempre pensato che immaginare, lo dico per la festa della donna, una festa della donna come se questa situazione rendesse disagevole il rapporto di essere donna, mi sembra qualche volta una diminuzione. Detto questo, io credo che in politica debbano entrare le persone capaci, non è importante il sesso. Rispetto comunque alla questione femminile, il suo partito ha dato indicazioni rispetto alla presenza femminile nella preparazione? Beh, noi ce l'abbiamo nel nostro cosiddetto codice etico, però ripeto, io la vedo sempre molto collegata alla capacità dei soggetti. Le devo anche dire, e questo per esperienza personale, che è molto facile trovare persone più capaci nel sesso femminile che c'è quella maschile. Da presidente sarebbe disponibile ad incontrare personalmente e periodicamente i cittadini? Certo, l'ho fatto da assessore sempre, questa forse è una domanda proprio del mio caso, pleonastica. Cosa pensa delle primarie? Penso che sia un istituto importante ma che debba essere organizzato meglio, debba essere organizzato da terzi soggetti, perché quelle che io ho vissuto ad esempio all'interno del PD prima di essere espulso erano fortemente taroccate e non danno il reale risultato che devono avere. Tra parentesi, devono essere anche più allargati. Non si può con un 2% di partecipazione indicare dei soggetti che ne rappresentano il quadro. Un giudizio quindi sui partiti? Quali? Tutti. Ma guardi, io non credo che si possa, si può avere anche un giudizio negativo, ma io non credo che si possa pensare alla vita sociale senza la presenza dei partiti. E credo molto di più alle forme organizzate politiche e al lavoro dei dirigenti, dei coordinatori e dei coordinamenti all'interno di questo quadro che alle attività estemporanee. Io ho vissuto anche attività estemporanee. Cosa pensa delle liste civiche? E credo che non siano molto positive. Delle liste civiche, cosa pensa? Gliel'ho detto, penso che certe spesso nascono per il momento di una
tramonto di un'alba e poi sembra che concludano la loro esistenza. C'è qualcuno che ha resistito di più. Qualche volta hanno senso, ma io credo che in generale la politica debba rispondere con la politica. Ma perché le vede come controaltare, come liste civiche? No. Diciamo, no, guarda, io l'ho costituita al comune, una lista civica, quindi sono convinto che abbiano anche una loro funzione in alcuni momenti, però sono anche convinto che la responsabilità, diciamo, diretta sia della politica e quindi dei partiti politici, con le loro negatività e con le loro positività. E le liste civetta? Beh, insomma, sono, diciamo, funzioni furbate che fanno altro. Prolificano. Cosa farà per la cultura? E guardi, sulla provincia c'è da divertirsi, perché è una delle, diciamo, degli enti che oggi gode anche dal punto di vista immobiliare di strutture importanti ed idonee, però le dico subito che io anche qui non vedo possibile il contrasto tra istituzioni. Per me far esistere due fondazioni e consumare i fondi per le stesse attività mi sembra una follia, che è solo legata diciamo, alla cultura dell'ego di chi amministra e non al bene, diciamo, della gente, del sociale. Invece che ruolo pensa dovrà avere il rinnovato circolo sanitico appena restaurato? Beh, guardi, quella è stata anche una mia scommessa, sono felice di questo, credo che possa essere momento di incontro di tutte le attività culturali. Vediamo quale idea migliore viene fuori, perché a mio avviso poi la politica realizza, ma spesso le buone idee vengono anche da mondi in cui non ti aspetti tanto. Grazie. La cosa migliore è la buona idea, ecco. Grazie. Grazie a voi.